Oggi, signori, si parla di un film che sono finalmente riuscito a recuperare perché è uscito da oggi nelle sale italiane. Stiamo parlando di un film del 2021, Lamb, precisamente, presentato al Festival del Cinema di Roma. È un film prodotto dalla 24, che è uno studio underground che fa vari prodotti horror davvero notevoli degli ultimi anni. Horror e non solo. Abbiamo parlato ad esempio di Red Rocket, uscito a inizio marzo nei cinema da noi, e abbiamo parlato di The Green Knight, uscito su Prime a novembre. Abbiamo parlato di altri film che ha fatto i due film di Aster, ha fatto i due di Eggers. È uno studio davvero florido e che secondo me sforna dei gioielli veri e propri. E infatti oggi si parla del suo ultimo film, Lamb. Io ero davvero curioso per questo Lamb. Sono stato soddisfatto in parte, ecco, partiamo da questo. No, e non è un film che mi ha convinto appieno. Vi dico già che per carità è un film da 6 e mezzo, e per me è comunque un gran bel film. Partiamo dal lato tecnico. Il lato tecnico è davvero bello, è davvero ben fatto, è un film ben realizzato di lato tecnico. Questo è poco ma sicuro ed è fatto davvero bene, proprio per questo, un'ottima regia, un'ottima fotografia, una fotografia davvero fantastica, sarà stato fatto con due spicci, pensando ad altri film che escono nelle sale. E anche gli effetti tecnici, se non qualcosina nel finale, ci siamo capiti, e co sono convincenti, è un film che gioca molto su questo, ma di che parla? Lamb, no spoiler. Non farò spoiler in questa review, questa Nick review, proprio perché questo Lamb paradossalmente parla di questa famiglia, di questa coppia che ha perso una figlia molto tempo fa e un giorno scopre che l'agnello madre, la pecora madre, suona un po' strano così, ma la pecora madre ha concepito un ibrido tra una pecora e una bambina di sesso femminile, con appunto la testa e il braccio d'agnellino, e allora decideranno di accudire come se fosse loro figlia. E in questo subentrerà anche il fratello del padre, che aveva una relazione prima con la madre. Dirò solo questo. È un film strano. Non è per tutti, ragazzi. Ma è interessante. È dannatamente interessante e accattivante. E ti fa crescere l'ansia, perché ti mette un elemento, non dico cosa, di inconsapevolezza, nel senso che tu non sai cosa sia quell'elemento e a che serva quell'elemento, e certe volte non è fastidioso questo elemento, non lo dirò, compare, fa sentire la sua presenza, e questo crea più tensione, perché paradossalmente la prima ora e un quarto del film sono loro che accudiscono la bambina. Ci sono alcune complicazioni, ci sono alcune cose che accadono che rendono la vicenda un pochino più creepy, mettiamola così. E appunto questo alla fine porta al finale. Ecco, il finale forse è la cosa che non mi ha convinto, perché l'ho trovato, non lo so, l'ho trovato troppo sbrigativo per quello che voleva essere. E mi ha fatto pensare ad un film monco. Monco, che non credo sia un aggettivo definibile a un film come questo, però non lo so, mi ha lasciato incompleto, così mi ha fatto dire: ah, tutto qui, questo mi ha un po' deluso. Il personaggio della protagonista, in particolare, che se all'inizio è centrale, diciamo che nella seconda parte si perde un po' per ritornare centrale nel finale, però non ha quel protagonismo che tu ti saresti aspettato, e un po', appunto, lo ripeto, mi ha deluso un po' per questo. È un gran bel film, a
anzi, vabbè, tecnicamente sarebbe un 7. Lo ripeto, mi ha lasciato un po' così sbigottito. Ci dovrò pensare anche un po' meglio perché, cavolo, ragazzi, film come questi non vanno assolutamente fermati a una prima visione. Però lo ripeto, a me ha lasciato come unico difetto che gli possa dare, che però secondo me è una cosa strutturale, che in 1 ora e mezzo ti racconti poco. Ti racconti poco dell'avvenimento. E poi riguardo alla bimba capretta e alla sua crescita c'è una paraculata assurda. Quindi non so, io l'ho trovato abbastanza vuoto per certi versi, però un film che più che altro una giostra emotiva, nel senso che l'angoscia te la fa provare e anche tanto. Quando lo metti più alla prova, però cade.